Io ho staccato, però adesso qui io ho fatto il rombo, però si può fare anche tutta una striscia così lunga, come questa, sempre fatto così, perché si mette il filo lungo, poi si mette sempre su i fili che uno può fare la lunghezza, ecco. Si può fare anche così la striscia. Si vede bene? Ecco. Adesso io questo qui, faccio vedere come si fa a levare, snodo tutto i fili che avevano dato. Ecco, adesso io sfilo il portanodi che ho usato con il spago, con lo spago. Sfilo tutto, ecco così. Ecco. E poi vuoto da quest'altra parte, così. E poi punto bene i lombi qui. E quando è finito, non si deve capire dove si è incominciato e dove si è finito. Adesso annodo qui i due fili, questi qui, li annodo così, così, e punto qua perché mi si muove, invece deve stare molto fino, così, poi annodo anche questo. Adesso incomincio a fare il rombo, come ho fatto di là. Quindi i due fili del mezzo che mi servono da portanodi. Comincio a fare il cordoncino. Adesso porto il primo filo qui che mi serve da portanodi.
Ci solito nodo piatto e lavoro come ho fatto di là. Comincio quest'altro, metto un po' più vicino perché è troppo largo. Divido, bisogna sempre dividere bene i fili, prendo i due del mezzo che li leggo assieme, che mi servono per portare avanti, come ho fatto.
Adesso faccio l'ultimo rombo. Adesso chiudo l'ultimo rombo. Adesso incomincio di qua a mettere su dei fili. Fare
le barette come ho fatto dall'altra parte. Questi qui li metto su uno alla volta. Adesso faccio il cordoncino che viene sempre di là, che l'avevo messo su prima, che continuo sempre tre nodi, ogni filo. Su altri quattro fili. Oddio, questo ho tagliato troppo corto. Si mettono su sempre per chiudere il buco, altrimenti verrebbe troppo, il cordoncino non verrebbe pieno. Tira, invece il lavoro deve essere stare così steso, tirato, così rimane anche quando si spunta. Adesso devo fare gli angoli, quindi mi vogliono sei fili doppi.
Ecco, adesso faccio il cordoncino. Faccio la curva col cordoncino. Sfatto due fili. Una alla volta, però questa volta. Adesso faccio due fili. Adesso metto su altri due fili. Adesso lascio sospeso i fermare il cordoncino perché è potaschi che vogliono ancora dei fili per le barette. Adesso incomincio dal mezzo, così vedo quando sono alla fine se mi vogliono ancora dei fili. Uno, due.
1, 2, 3, 4, 5. Ecco, adesso qui devo chiudere, devo vedere se ho potuto fare una baretta. Dunque, 2, 3. Sì, almeno se si mette su più di fili. Ecco. Adesso chiudo. Ecco, qui ho chiuso i due cordoncini, quello che veniva di qua e questo di qua. Adesso faccio la baretta. Adesso faccio quest'altra metà, le barrette.
qui ho due fili in più che ne ho messo su uno in più, adesso glielo levo. Per quello quando incomincio a fare il lavoro incomincio sempre dalla punta in qua, perché se mancava lo mettevo su, adesso in più lo levo, ecco, perché le barrette devono venire sempre di quattro fili. Ecco, adesso faccio il cordoncino, prendo il filo che gira di qua, porto nodi che avevo messo su prima e incomincio a fare il cordoncino.
Ecco, adesso attacco il cordoncino assieme. Adesso faccio l'ultimo giro che ho il portanudi qua attaccato. Sì. Ecco, adesso chiudo. Adesso io taglio i fili attorno, poi li fermo con il punto basso con l'uncinetto. Ecco, questo è il rombo fatto, che non si vede né dove si incomincia né dove si finisce.